Possiamo uscire. E allora dobbiamo andare ora nell'altra. Dobbiamo andare dall'altra parte. Sì. Mi sa che questi erano i reclutamenti, diciamo, che ti fanno fare obbligatoriamente per trama. Anche perché poi devi arrivare a 26 alleati in totale per aumentare. Quindi sì, immagino che. Non so quanti siamo effettivamente. Sì, a motore. Ok, qui invece dove si va? Verso le miniere. Grande bosco. Che bello che ci sono le presentazioni dei posti, tipo. Simil Pokémon, anche su Pokémon facevano ste robe. Ah, ma qua non posso passare. Oh oh. Ah, vabbè, allora era scriptato per ora. Ok, va bene, ho capito. Torniamo indietro al castello. Sì, sì, è scriptato per farmi tornare indietro al castello adesso. Perché sicuramente succederà qualcosa. Ah, dobbiamo attraversare il grande bosco. Ma il grande bosco non lo possiamo attraversare. Arriverà personaggio X che saprà attraversare il grande bosco. Ma è una runa normale o è una runa libera? Perché. Ecco, no. Runa della distruzione a catena. Distruzione a catena, feroce attacco singolo, danno minori da martello, costo un SP. Ah, minchia. Buono. Praticamente ogni turno la posso fare. Ok, in teoria ora dovrebbe scattare qualche scena, ora che ho reclutato... infatti, easy. Questo posto inizia a sembrare davvero una città. Beh, non è ancora il momento di adagiarsi sugli allori. Ho promesso a Perry che avrei fatto del mio meglio, dopo tutto. Beh, non esageriamo. Penso davvero che ti serva un'adeguata quantità di riposo e recupero. Ecco, vedi il castello che sta piano piano prendendo forma. Ah no, questa è la zona. Ah no, questa è l'altra zona. Certo, perché effettivamente non somiglia un cazzo al mio castello. Nel frattempo, nelle profondità del grande bosco. Ah, ecco, vedi, nelle profondità del grande bosco. Alue. Marisa, abbiamo un problema. È scappata di nuovo. Chi è scappata? Oh no, non intenderai Bipo B? Oh, ehi, Pupi. Purtroppo non ho tempo da dedicarti ora. Le rune stanno di nuovo sorridendo alla ragazza più fortunata del mondo che vive per l'antichità. Oddio, è la sorella di Nova. È piuttosto spericolata, non trovi? Ah, quindi sua sorella si è unita a loro. Sì, potrebbe quasi fare concorrenza a te. Cosa intendi dire? Hai capito cosa intendevo? Comunque andiamo. Wave e il Gran Custode stanno discutendo sul da farsi e penso che faremmo meglio unirci a loro. Quindi comando lei ora? Va bene. Mi sa che comando lei ora. Sì. Però non posso aprire il menu. Attenzione. Sì, ho capito. Però fammi esplorare, porca miseria. Oh. Peccato che non posso aprire il menu, quindi non posso vedere nulla. Vuol dire che allora non si combatterà, forse. O se si combatterà ci saranno battaglie scriptate. Minchia, non mi fanno esplorare niente, maledetti. Allora, qua si potrà pescare probabilmente.
Poi vabbè, qua ci sono gli altri. Ok. Tra l'altro, vedete, questa zona tipo sembra... Sì, sembra, vedi, con quel pavimento che brilla. Vedi, loro sembrano tipo su un giacimento di rune o qualcosa. Sembra che il grande... Che tra l'altro il grande bosco è vicino al mio castello, quindi ci incontreremo per forze di cose. Scusa, ma... Scusa, dove cazzo devo andare per il Gran Custode, allora? Il capitano sta discutendo con il Gran Custode. Usa questo dispositivo per raggiungerli. Ah, ok. Eh sì, vabbè, ma è normale che sia così, eh. Cioè, l'inizio è tutto un grande tutorial. E poi dopo, appena finisce la prefazione, dove inizi veramente a giocare, lì si comincia a ragionare. Lì diventa... Lì il gioco inizia... Come, esattamente come qualsiasi Shuikoden. Dove all'inizio hai tutta la parte iniziale, poi succede la tragedia, succede diciamo l'evento particolare e di conseguenza poi il gioco si apre perché tu diventi il capo e quindi hai una libertà più... hai una più grande libertà di movimento, di azione e puoi fare tutto quello che prima non potevi fare. Allora niente, qui non c'è nulla. Ma il 2 in realtà non parte subito col botto, il 2 parte con il botto dal punto di vista narrativo. Cioè che tu sei appunto lì con Joey, scappi, fai e dici, e la città-stato ti fa l'imboscata. Però poi c'è tutta la parte del forte dei mercenari, tutta la parte dove devi andare avanti e indietro a consegnare le cose per Paul. Poi dopo il forte dei mercenari vai a Ryube. Una volta che finisci di andare a Ryube e ritorni con tutto che viene distrutto, allora lì già... Cioè, Shuikoden fino a South Window è praticamente tutto molto lineare come gioco, eh? Poi dopo South Window diventa pazzesco, perché puoi fare praticamente tutto quello che vuoi. Eh? Ah, eccoti Marisa. È vero che è scappato di nuovo, Wave? Senza nessun preavviso, come la prima volta che è arrivata qui. Da quanto ho capito e sentito le parole lente grezza e villaggio silvano, nella stessa frase puff è sparita. Ah, ha sentito le parole lente grezza, ok. Questi sono tutti i personaggi. È colpa mia, l'ha sentito da me. È stato più forte di me. Le brillavano gli occhi mentre me lo domandava. Non incolparti. Era inevitabile che qualcuno se lo lasciasse sfuggire. Quindi sua sorella era qua. Cosa facciamo ora? Se non ricordo male, Wayne, hai promesso di vegliare su di lei. Ti sembra di aver svolto un buon lavoro? Hai promesso di vegliare su di lei. Quindi il padre di Noah probabilmente lo conosceva. Sono stato negligente, Gran Custode. Risolverò io la situazione. Sì, il canguro era nel primo. Che io non ho giocato, però me lo ricordo il personaggio. Mi dispiace, Wave. Non è giusto che sia tu a scusarti, quando era una mia responsabilità. Quando è che mi sarei scusato? Prima. No. Non conta. Non ho detto mi dispiace. Stando sempre insieme a Marisa, sono diventato bravo a fingere di scusarmi. Anch'io l'ho provato e non mi è piaciuto. Anche perché c'era lo scorrimento laterale, fatto anche un piuttosto male, quindi ho detto, nah, skip. Comunque, c'è una cosa che mi tormenta. Avete sentito della lente grezza che hanno trovato al nord e della guerra che sta per scoppiare, vero? Potrebbe essere arrivato il momento per i guardiani di rivalutare la loro funzione nel mondo. Mi sembra un giudizio un po' troppo affrettato. Probabilmente. Dimentica ciò che ho detto. Adesso devi pensare a trascinare a casa la tua amica. Non dovrebbe volertici molto se si trova al villaggio silvano. L'unica cosa che si muove più velocemente di me nella foresta è il vento. Non preoccuparti, la riporterò indietro. Non mi interessa quanto si creda fortunata. Quindi è la sorella di Noah. Vengo con te. Anch'io conosco la strada. Ti andrebbe di unirti a noi, Garu?
Eccolo. Perché? Pensi che serviranno i miei muscoli? Quelli non guastano mai. Infatti loro sono 6, guarda caso. D'accordo. Oh. Papà, te ne vai di nuovo? Non preoccuparti, piccola. Papà si ritirò non batter d'occhio. Devo solo aiutare Marisa a recuperare un'amica ribelle. E va bene. Spero che questo incarico sia un successo, Marisa. Tu e Lin siete le mie prime vere amiche. Non voglio che vi accada nulla. Infatti, vedi, tu e Lin. Lo so, Nil. E va bene, fai strada. Ah no, stanno partendo solo loro 4. Ok. Peccato, mi sarebbe piaciuto vedere Blade in azione. Mi dispiace disturbarti, Noah. È solo che presto dovremo andare via e volevo venire a controllare che fossi pronto. Quindi ti vengono a svegliare i personaggi come nel 2. Che ogni tot vengono i personaggi a svegliarti, praticamente. Allora, qui possiamo risalvare. Ah, è apparso adesso anche il... è apparsa anche la base con il livello della base. Figata. Bellissima sta cosa. Ok, allora andiamo a duppare... andiamo a duppare adesso la nostra città, vabbè, il nostro castello, chiamatelo come volete. Chi ho reclutato? Yes. Allora, anche se penso che per il momento sia difficile averne perso qualcuno, perché sono tutti abbastanza lineari, a parte forse l'unica Gigina che bisognava ritornare al villaggio iniziale per poterla reclutare, però credo che comunque questi qua al momento siano tutti quelli. E poi vabbè, c'è come supporto, invece ci sono loro. Allora, lei ti permette... Ok, lei cos'è? Aumenta leggermente le acquisizioni presso i punti di raccolta. Ah, minchia, questo potrebbe essere interessante. Aumenta acquisizioni e materiali rari rilasciati presso punti di raccolta. Ah, vabbè, questo è come... È identico. Va bene. Vabbè, il gruppo per ora non lo faccio. Tanto... Se devo fare altro, ne parliamo dopo. Allora, progetto. Allora, qui finalmente possiamo fare questo. Così abbiamo il farm già personalizzato, che va benissimo. Crea il ranch, popolazione più 40. Contenta Marta, contenti tutti. Qui ovviamente ancora dobbiamo andare su. Poi qui, esatto, qui abbiamo anche la taglia legna. Col fuoco barrato. vietato gli incendi. Giustamente. Poi, oddio, aumenta la produzione del legname. No, in realtà non voglio sprecare questo. Ecco, tesoreria potrebbe essere interessante, ma no. Vediamo se abbiamo qualcos'altro. Qui devo reclutare ancora lui. No, vabbè, in realtà invece possiamo spingere. Ok. Poi qui va bene. Qui abbiamo i fondi, va bene. Qui mi servono i fondi. Qua mi serve il tipo da reclutare. Oddio, fondi. Vediamo se posso vendere qualcosa per incrementare un po' di fondi. Qualcosa che magari non mi serve. Vediamo. Ecco, la pelle potrei vendere. Che però anche a 5 mi donano. Ah, ecco, posso vendere il pesce intanto. Questo per ora non mi serve.
questo pure. Quanto abbiamo? 670. Qua anche se ne dovessi togliere 20 mi porta a 100, 700. Allora, la pelle mi dà più 45, arrivo a 700 e qualcosa. Allora, facciamo così, pelle per ora la togliamo. E qui andiamo... Ok, quant'è che voleva? Vediamo quant'è che voleva. Così intanto la porto su. Ok, perfetto. E ci siamo. Così abbiamo più legna e quindi abbiamo possibilità di fare. Ma per quanto riguarda il farming, devo andare praticamente da lei per prendere la legna? Penso di sì. Allora, vediamo come funziona. Andiamo a fare una visita. Ah no, giustamente. La scena. Non mi dire che ci sono i soldati. Una specie di mostro si è appena introdotto nel castello. Un mostro si è appena introdotto nel castello? Devo andare giusto giusto là. Ma se faccio invece il giro al contrario? Per non far triggerare il... Se faccio il giro al contrario per non far triggerare la scena? No, mi sa che niente. Niente, obbligatorio. Oddio, ma cos'è? Un albero? Che sta succedendo? Abbiamo scovato questo mostro che si girava per il castello. È un tronco. È un ceppo. Ma è Groot. Che è la torre? Ma è Groot. A me non sembra un mostro così vile e malvagio. No, basta, non fargli del male. Oddio, è lei. Ah no. Ok. Cosa c'è, Sumire? È uno dei Silvani, non lo vedi? Oh, davvero? Interessante. Cassandra mi ha parlato un po' di loro. Stai bene? Scusa se ti abbiamo spaventato. Io sono Groot. Ah no, parla. Non preoccuparti, la gente qui ti tratterà con gentilezza. Vero, Nova? Ma certo, come mai sei qui? Come possiamo aiutarti? Certo, parliamo con un albero, easy. Ora ci faranno passare dal Gran Bosco, sicuro, con lui possiamo passare dal Gran Bosco. Capisco, quindi lui... sei un lui, vero? Sì, signore. Io ho un nome. Kallator. Parla pure bene, tra l'altro. Quindi, dicevo, è uscito dal villaggio Silvano perché era affascinato dal mondo esterno e poi si è perso. La maggior parte dei Silvani nasce nelle profondità della foresta e passa tutta la sua vita vicino, vicino casa. Quindi sei proprio un intrepido avventuriero, Kallator. Sì, ho visto molte cose durante il mio viaggio. Se non avessi lasciato casa non avrei mai saputo che il cielo è così vasto. Ma ora cosa? Ora vorrei tornare a casa. Devo raccontare agli altri ciò che ho visto. Ecco. No, ma pensi che potremmo riaccompagnarlo a casa? Sì. Mi sembra la cosa migliore da fare. Non voglio che qualcun altro lo scambi per un mostro. L'unica cosa strana è che abbia detto di essere arrivato da sud-est. Non conosco strade in quella direzione. Probabilmente ha usato il... Com'è che lo chiamano? Sentiero nascosto? Sì. Chiediamo alla foresta di nascondere i nostri passi, ma se viaggeremo insieme il sentiero nascosto si aprirà anche per voi. E allora andiamo. Oh, attenzione. Allora, Francesca nelle retrovie, ovviamente Kallator lo dobbiamo mettere necessariamente in parti, però... Allora, mica forza 80, non è male. Pugno di livello 4, quindi è abbastanza forte. Ma sai che ti dico? Ti metto nel party, giusto perché voglio vedere come sei combinato. Poi mi porto la waifu. Ma lei combatte! Marin combatte! Oddio! Terra! Ma tu combatti!
Livello 4 erbe, cioè lei ti prende a colpi di erba in testa. E alla runa terra, cioè fa attacchi di tipo terra praticamente. Cioè ti prende a colpi di zollette di terreno praticamente. Ah, ma tu già hai l'arma di livello 4. No, Kogel me lo porto perché fa l'attacco AOE. Però lo piazziamo dietro. E poi mi porto la mia cucciola, che lei, lei se non viene con me si ingelosisce. Lei si ingelosisce se poi non viene con me, quindi va bene così. Fate attenzione. Ah, vero, devo mettere qualcuno in aiuto. Vabbè, ora lo portiamo. Così almeno abbiamo qualcosina in più. Ok, scendiamo. Allora, qui abbiamo fatto tutto. Ok, ritorniamo un attimo a parlare qua con il nostro amico Fritz. Ecco qua. Allora, no, tu non mi interessi. L'acquisizione presso i punti di raccolta. Tu non sei male, in realtà. Aumenta leggermente le acquisizioni. Toh, mettiamo lei. Sì, tutto a posto. Via, usciamo. No, quelli purtroppo messi in riserva non prendono aiuto. E quelli in aiuto neanche, purtroppo. Solo il party attivo prende esperienza. Purtroppo sì. Purtroppo è così. È che ho fatto la prova. Ho fatto la prova e purtroppo quelli in riserva non prendono exp. Allora, la fattoria dovrebbe essere da questo lato. E la taglialegna non lo so dove sia. Perché però la fattoria era da questo lato. No, e allora... Ah no, era di qua. Però vediamo se lei effettivamente adesso si è messa lì. Perché non è detto. Vedi, sì. Eccola qua. Dove ho lasciato i miei attrezzi agricoli? No, ok, sì. E allora il farming delle risorse è in automatico, perché non c'è scritto niente tipo recupera. Perché lei in teoria dovrebbe darmi i polli e il latte. Ecco, e lì invece c'è il taglialegna. Sarebbe stato molto comodo in realtà l'esperienza per tutti. Perché così potevo far livellare più PG. Vedi, anche lei solo parla. Sì. Sarebbe stato carino anche magari mettere, che ne so, tipo degli spawn di legname fissi qua, che tu potevi raccogliere magari nel tempo. E che poi, facendo livellare la struttura, ti permetteva praticamente di fare in automatico. Invece qui te lo fanno fare in automatico già da subito. Cioè hai la possibilità praticamente da subito. Ma quindi è in base da dove esco che io cambio... Aspetta, ma se io quindi esco da qua? Voglio provare sta cosa. Cioè, se io esco da qua, che mappa mi apre? Mi apre sempre la stessa? Penso di sì, in realtà. Sì, sempre uguale, non cambia un cazzo. Mi cambia praticamente l'uscita. Madonna, niente, non riesco più... Aspetta, ma quella lì è la... Ah, infatti, sì, ok. Avevo ragione. Mamma, ragazzi, comunque sto gioco è veramente bello. Mi piace, mi sta piacendo sempre di più. Cioè, più vado avanti... E anche io sono un fifone, quindi lo capisco. Non ti preoccupare. E questo è il posto? Una specie di passaggio segreto? Cosa vi avevo detto 5 minuti fa? Adesso troveremo il personaggio che ci farà passare da questa zona. Ecco, è proprio... Cioè io già so, gioco a memoria praticamente. Cioè è come se ci avessi giocato. Quindi usa una lente. Sì.
Le lenti ci permettono di unirci alla foresta. Non avete usanze simili? Non credo. Affascinante. Bene, proseguiamo. Farò da guida verso il villaggio. È tradizione dei Silvani accogliere gli amici a rami aperti. Anche il mio villaggio è molto ospitale. Ok. Quindi qua possiamo salvare. E adesso cominciamo la nostra... il nostro addentramento verso la foresta. Oh! Quattro legname. Ok, facciamo attenzione a raccogliere... Qui abbiamo al massimo il legname, la pietra. Oddio, potremmo trovarlo effettivamente l'oro da qualche parte, però. Effettivamente ancora non è capitato, ma potremmo trovarlo in realtà, eh. Medicina del risveglio. Oddio, ma ho finito le cure, eh. Cacchio. Devo usare quindi... le gocce curative. Certo, effettivamente Francesca ha pochissimi HP. Che ha 88 HP a livello 20. Ma fa cagare proprio. Come osi? Che armatura di metallo. Serve più legname, mio sire. Crusader. Oddio. Toh, mettiamola a lui. La cotta di bronzo non serve a nessuno, quindi la possiamo vendere poi. Vedi, dovevo vedere la runa vento. Minchia, queste rune le dovrei controllare. Che effettivamente, non essendoci... Porca paletta, non essendoci ovviamente maestre di rune, non le ho controllate. Vabbè, sti cazzi. Avremo modo di vederle poi. No, no, qui fortunatamente oro grezzo non ce n'è. Frammento di rifuoco. Oddio, ma lì c'è qualcuno? Quello è un personaggio, mi sa, eh. Quello lo dobbiamo... Lo dobbiamo sicuramente reclutare. Quello mi sa che lo dobbiamo recuperare. C'è. Ma che bella animazione. Ecco, tu sei... Minchia, lo sapevo. Gieran. Ah, ciao. È insolito incontrare gente nel profondo del bosco. Speravi di accamparti qui? Ah, no, sono solo di passaggio. Che stai facendo qui? Al momento mi sto riscaldando con questo fuoco. Mi sembra ovvio. Ma tu fai le pozioni, tipo, vedo che hai le pozioni. Sei un alchimista. Il mio nome è Gieran. Dubito che tu abbia sentito parlare di me. Ai maghi non concedono neppure una nota a piedi pagina. Ai maghi. Mi diletto di magia pratica e maneggevole. Per definizione le arti magiche sfidano la realtà. Eppure c'è un detto che dice: mistico e mondano sono due facce della stessa medaglia. Per me non è un semplice modo di dire, è ciò che cerco di incarnare. Ed è per questo che mi ritrovo qui, per migliorare le mie capacità di sopravvivenza e le mie doti magiche. Cosa giera in quella pozione? Caspita, molto stimolante. È stimolante. Stimolante? Sei la prima persona che me lo dice. Eh? È tutto a posto. Sappiamo entrambi che chi vuole essere un mago deve padroneggiare le arti mistiche, non ci sono dubbi. La verità è che non ho un talento innato, e siccome non posso competere con chi ce l'ha, ho rimedio impegnandomi e studiando sodo. Tuttavia, penso che nel mondo ci siano potenziali applicazioni per il mio approccio alla magia. Certo, perché lui in realtà definisce magia, ma lui fa l'alchimista, perché ha le pozioni, è palesemente un alchimista. Mentre invece le pozioni, mentre invece le magie vengono sprigionate dalle lenti e dalle rune, ovviamente. Quindi lui non ha né rune né lenti e quindi si è messo a fare l'alchimista. Se non puoi competere sul mercato, crea un nuovo mercato, giusto? Bravo, come hanno fatto su Twitch. Mi sembra giusto, anche se non mi sembri uno a cui manca il talento. Gentile da parte tua.
Ti devo allisciare perché ti devo reclutare. Tuttavia sono venuto in questa terra alla ricerca di qualcosa e 6 mesi dopo non ho ancora trovato nulla. Si chiama Runa della Conservazione. Si dice che probabilmente i mostri la tengono nei luoghi più aspri e invivibili del mondo. Beh, potete darti una mano a cercarla? Tu? Oh, non bisognerei mai di chiederti. Lo so, ma ora che so la tua storia voglio aiutarti. E quando mi metto in testa una cosa... Beh, se ne sei convinto, allora accetterò l'offerta. Come ti chiami? Nova. Bene, Nova. Avvisami se trovi la runa della conservazione. Ah, minchia, questo vuole la runa della conservazione. Per essere reclutato. Ho motivo di credere che i mostri qui potrebbero averne una. Quindi è un drop. È un drop. Oddio. Ok, va bene. Quindi devo fare attenzione agli incontri casuali e vedere se mi droppano qualcosa del genere. O forse boss, ma non... mi dispiace. Mi dispiace, non avete preso rune, cioè cure, in realtà, esperienza. Allora, andiamo qua. Ok, erba curativa, va bene, anche se ormai le erbe curative a me non servono un cazzo. Ah, qui c'è del legname. Perché giustamente avendo più di 100 HP o quello che è, curandomene solo 40 non mi serve a niente. Però meglio di niente. No, di salvare non salvo per ora. Tra l'altro se c'è la boss fight ci divertiamo. Oddio, mi sembra Giro Vegan questa zona. Vedi, con tutti tipo gli anelli che devi superare. Anzi, questo sembra di più. Sì, quella è la modalità difficile. L'hanno fatta appositamente. L'hanno fatta appositamente così piuttosto. Oddio. Che cos'è quel coso dall'aspetto strano? No, non toccarlo. Oh oh. E mi fa danni da poison. O mi riporta indietro da qualche parte. Oh. Quanto ci siamo allontanati. Però intanto c'è un forziere qua. Fascia di metallo. Sì, sì, l'ho capito che la droppa il boss, però non me lo spoilerate, maledetti voi. Cioè, mi piace anche indagare su alcune cose. Ah, 64 e 67, 76 e 81, no, qui guadagniamo di più. Poi, qui non c'è nulla. Fascia per la testa non mi serve a nulla. Va bene, niente, qui tutto, questo, tutte robe che devo vendere. Oddio, guarda dove cazzo siamo arrivati. Siamo decollati proprio. Ok, torniamo indietro. Ah, vedi, mi fanno tipo il ah, ok, vabbè, sì, giustamente mi fanno arrivare in zone diverse. Perché sennò lì non ci sarei potuto arrivare in altro modo, mi sa. Quindi, meglio così. Ah, vi stavo dicendo, la mappa, se voi la vedete così... Se voi la vedete così... sembra praticamente su Final Fantasy XII il mare dell'Ogir e dell'Onam Yenza, se ci fate caso, dove ci sono tipo tutte quelle strutture che dovevate girare, mentre invece la foresta somiglia tanto a quella di Giro Vegan, sempre del XII. Molto molto simile come architettura. Ecco, altro teleport. Ah, qui c'è salvataggio addirittura. Sì. Questa è palesemente l'Onam Yenza. Ah, vedi, ma perché ci sono i livelli, vedi? Ci sono il livello sopra e il livello sotto, in realtà. Quindi io devo scendere sotto, esplorare sotto e poi salire sopra. Esatto. Ah, no, aspetta. No.
Allora, aspetta, perché da qui, esatto, qui c'è praticamente di nuovo il... Ok, quindi dobbiamo andare da là sotto, esatto. Qui. Allora, qui c'è l'altro... L'altro legname. E qui c'è tutta l'altra zona. Già un paio di colpi li butti giù. Allora, qui c'è qualcosa? Certo che c'è qualcosa. Medicina del risveglio. Ora io teoricamente dovrei andare. No, in realtà non c'è bisogno dritto là perché tanto non c'è un cazzo che fare. Devo andare, vediamo di qua. Tu dove mi porti? Ok. Ah, ok, questa è una zona singola. Non c'è altro. Ah, però c'è un forziere qua. Collana. Minchia, non l'avevo visto sto forziere. Aumenta poco la probabilità di critico. Ok, gliela diamo a lei, che lei è buona. Poi, anticonfusione, in realtà la dovrei mettere a lei. Così almeno posso curare. Perché se lei entra in confusione e poi non mi può curare, va bene che ho le pozioni e le robe, però... Lei fa anche la cura OE, quindi almeno... La posso sfruttare. Va bene, ok. Direi che qui abbiamo preso quello che mi interessava. Di qui possiamo uscire. Morso mi leva un 80, giustamente. Che poi vabbè, non è a tutti 80, eh. Ecco, vedi, lì c'è un altro di... Aspetta, ma quello lì... Ah no, però il forziere l'ho aperto, quindi vuol dire che là ci sono stato. Infatti era qua. Ah, quindi già il legname si è ripristinato. Top. Ok. Va bene, abbiamo finito. Mi sa non ci sono più altre zone. Possiamo andare avanti. Quindi per andare avanti noi dobbiamo andare da questo qua. Sono sulla version Game Pass. Gnammete. Eccoci qua. Allora, qua direi che possiamo salvare perché c'è, sento profumo di boss fight, quindi facciamo un paio di curelle così, giusto per stare all'impiedi. A posto. Eccoci. Mi sembra molto più fluido. Oddio. Vabbè. Non è pesantissimo come gioco, però vabbè, non fate testo perché io ho un computer che adesso è fuori di testa. Non è un computer normale il mio. E non lo dico tanto per, ma ve lo dico proprio per una questione anche di correttezza. Ok, tu ne vuoi due. Bella la host però. Quello che difende. Quante cazzo di volte attacchi? Porco Giuda.
La countera, praticamente mi countera. Povero Nova. Hanno tu ne uno. È che lui ora non lo posso selezionare perché giustamente non... sì, vedi, countera gli attacchi fisici. Countera gli attacchi fisici. La host è bellissima comunque. Qui proviamo a curare lei. Ha crittato? Sì, 192. Ah, l'attacco combinato però non lo countera. Madonna. Minchia quanto gli ha tolto. Ok, a questo punto mi conviene fare così. Con lei ho finito ormai la possibilità praticamente di curarmi quasi. Ah, morto, ok. Bella la host, mi piace un casino sta host. Runa della conservazione, eccolo qua. Quindi in teoria potrei tornare indietro. E quindi torniamo indietro. Tieni, fratello. Non posso crederci, grazie, sarà utilissima per i miei studi. Potrei persino realizzare gli stivali della levitazione. Oddio, mi sembra tanto Adlai lui di Shuikoden 2, l'inventore Adlai. Ti levita in testa? Te l'hai ripreparata? Scusa, a furia di cercare inutilmente il cervello si impigrisce e inventa battute terribili. Comunque, grazie per l'aiuto. Da quanto sei stato veloce devi essere un avventuriero esperto. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Gieran col tocco magico al suo servizio. Mago viaggiatore. Che poi vabbè, mago viaggiatore, ha le pozioni quindi. Però vedi, lui combatte mi sa, perché aveva la posa da combattente.
Villaggio Silvano. Ecco, qui se posso fare scorte, facciamo scorte. Ah, già vedo un negozio di... Sì, negozio di rune. Ok, buono. A posto. C'è anche il mercante, tra l'altro, qua. Oddio, guarda che bella quell'elica lì. Chissà se incontriamo qui la sorella di Noah. La locanda subito appena entri. Oh, siamo arrivati? Sì, questo è il mio villaggio. Non vedo l'ora di presentarvi a tutti. Ah, eccola qua, l'incontro. Non un passo in più, codardi.